Ciao a tutti, oggi è una bella giornata. Allora, perché non parlare di fascismo? Voglio dire che fascismo è una delle parole più abusate, specialmente di recente, da una certa parte di sinistra. Soprattutto ho sentito più di qualche volta Vauro usarla, secondo me, a sproposito. Usarla a sproposito, definendo talvolta Renzi, talvolta Grillo o Salvini o la Le Pen fascisti. Perché secondo me questo è un abuso? Beh, perché il fascismo era tante cose, non tutte negative. C'era l'autoritarismo, il colonialismo, c'era la soppressione della libertà di stampa, c'era la repressione delle opposizioni. Cos'altro c'era? C'era del socialismo pure, populismo. E quali sono, gli aspetti più gravi del fascismo? Beh, secondo me non tanto l'autoritarismo. Pensate, il regime fascista avrebbe potuto esistere anche se Mussolini non fosse stato autoritario. Tra l'altro, beh, io non sono uno storico, non so nemmeno dire quanto effettivamente fosse nelle sue mani. Ma anche se immaginiamo un governo in cui le decisioni vengono prese democraticamente, secondo me, nel momento in cui si reprime l'opposizione, la libertà di stampa, poi un'altra cosa, si falsificano magari anche i risultati elettorali, beh, questo può essere fascismo, benché non ci sia una persona sola al comando. Per quale aspetto Vauro ritiene che Grillo e Renzi o altri siano fascisti? Beh, da quanto ho capito io, mi sembra che lui chiami fascista chiunque sia autoritario. E, ecco, secondo me questo è un grande abuso. È un grande abuso ed è pericoloso perché così facendo, chiamando fascista chi è semplicemente autoritario, si depotenzia la parola, si svuota, perché poi la gente nel momento in cui la parola fascista viene usata per definire chiunque è autoritario, beh, finisce che la gente non ci vede più niente di male in questa parola, che la considera quasi normale, perché specialmente ultimamente che, vista l'inconcludenza della democrazia rappresentativa così come la conosciamo noi, tanta gente, inizia ad apprezzare di più, a sognare anche un leader autoritario che può non piacere, ma non è fascismo. Non è fascismo, e nel momento in cui tu chiami fascista un leader come Renzi, Grillo, semplicemente perché prendono decisioni autoritarie, beh, stai completamente svuotando la parola. Va a finire che la gente la considera come una parola come tante altre, una critica negativa, oppure tu stesso perdi di credibilità. La gente dice: ah sì, questo è quello che dà del fascista a tutti. Allora la parola fascista, specialmente se usata da te, non conta più nulla. Quello che secondo me è grave del fascismo non è tanto, o meglio, sì, ci sono tanti aspetti negativi come il colonialismo, però soprattutto è la repressione del pensiero contrario, dell'opposizione. Certamente anche, sì, presunti brogli elettorali sono cose gravissime, anche queste. E quindi io tendo a definire fascista una persona o un governo che reprime le opposizioni, non reprime nel senso che le critica, perché la critica fa parte della dialettica, del dibattito,
Però nel momento in cui tu le metti in prigione, o peggio ancora le fai fuori, o crei ostacoli legislativi tali per cui diventa impossibile esprimere un'opinione differente, beh, in quel momento sei fascista. E quali sono i fascisti che abbiamo, almeno diciamo in Europa o in prossimità dell'Europa? Beh, uno è sicuramente Erdogan, che ha incarcerato un sacco di gente che fa parte dell'opposizione, e l'altro, beh, non voglio dire che è Poroshenko in Ucraina, però è il suo governo. Non so quanto lui sia fascista come persona. Lui, per esempio, è uno che secondo me non è autoritario. Non è autoritario, però il suo governo è sicuramente fascista, perché imprigiona giornalisti che invitano a non combattere, che la pensano diversamente. E ci sono state un sacco di uccisioni di politici e giornalisti non allineati al potere. E questo, secondo me, è quello che noi dovremmo sottolineare e che invece lasciamo passare troppo spesso. Vi lascio col cielo azzurro dietro di me. Buona giornata.